Buongiorno. Stavo appunto ultimando la relazione. Ha ancora pochi minuti e sarà sulla sua scrivania, come promesso. Ma sì, tranquilla. Due occhioni come i tuoi si concede tutto il tempo possibile. In realtà sono passato solo per il piacere di vederti. grazie. Ancora pochi minuti e le porto tutto. Visto che sono qui, fammi dare una controllata a quello che stai scrivendo. Magari posso evitare di farti fare il doppio lavoro. Vuole sedersi, così sta più comodo. No, tranquilla. Bella, gentile. Lo sai che sei tra i migliori di questo reparto? Anzi, sei decisamente la migliore. Grazie, ma sono qui da poco, ho ancora tanto da apprendere. Certe qualità si vedono subito, soprattutto se metti dei tagliare così attillati. Preferisco essere apprezzata per altro. Sì, scusami, non volevo sminuire altre qualità. In effetti, hai anche delle belle gambe. Per favore, questo atteggiamento non mi piace e mi mette in difficoltà. Non mi costringa a rivolgermi alle autorità competenti. Che paroloni, le autorità competenti. E cosa vorresti dire alle autorità competenti? Ti vorresti lamentare perché sei troppo bella? Se non vuoi la mia attenzione, non mi provocare. Non vestirti in questo modo. E soprattutto, se vuoi continuare a lavorare qui, devi cercare di essere un po' più matura, di crescere. Che cosa vuol dire essere matura? Accettare i suoi apprezzamenti inopportuni? Stammi bene a sentire. In giro è pieno di gente come te, anzi meglio di te. Se ci tieni a questo posto, devi fare qualcosa in più degli altri. Un apprezzamento, una battuta, un contatto fisico, che fa parte del gioco e non conta nulla. Non conta nulla. Ma come può parlare così? Non accetterò questo compromesso. Guarda che con questo atteggiamento ribelle non andrai da nessuna parte. Lascia che ti dia un consiglio. Chi semina vento e raccoglie tempesta. Quindi cerca di stare attenta a ciò che fai, o ti si potrebbe ritorcere contro. E un'altra cosa. Sono le 11:05. E non hai consegnato la relazione. E questo non va bene. Allora, Cinzia, mi spieghi un po' meglio la situazione, vediamo come posso aiutarla. Voglio denunciare il mio datore di lavoro per molestie. È un percorso molto complesso. Lei è sicura di volerlo intraprendere? Sicurissima. È diventato insopportabile. Mi scusi, ma dovevo chiederglielo. È sempre a fare battute, apprezzamenti, a cercare un contatto fisico. Dunque, vede, in queste situazioni la cosa più difficile è avallare le sue accuse. E per questo ci vogliono delle prove. Prove. E come? Provi anche solo col telefonino a registrare una conversazione, qualcosa in cui lui la mette a disagio. Intanto procediamo con la pratica. Mi dia nome e cognome della persona. Carlo Ceccarelli. E le ho portato anche una foto se dovesse servire. Avvocato, tutto bene? Procediamo.
Buonasera. Buonasera. Allora, ho dato un'occhiata alla tua relazione. Non va male, ma ci sono alcune cose che non mi piacciono. Ne parliamo questa sera a cena. Non ne possiamo parlare adesso. Non è necessario andare a cena assieme. Mi sembrava di essere stata chiara ieri. Adesso ho da fare. E poi dovresti ringraziarmi che sto qui a perdere tempo, a dirti quello che non va. Quindi non fare tanto la sostenuta, altrimenti il progetto l'affido ad un'altra. Ma non può farlo. Ho lavorato a questo progetto per settimane. Bene. E quindi non vanificare tutto. Il mondo è quello che è. Tu devi semplicemente stare al suo gioco, con le sue regole. Non fare la vittima. Soltanto un vile si nasconde dietro la frase "il mondo è quello che è". Il mondo non cambia perché ci sono persone che accettano questo sistema e persone come lei che lo sostengono. Ma noi possiamo scegliere. Io scelgo la mia dignità e non di stare al suo gioco. Ma quanti paroloni. Finché resti qui è perché accetti di fare quello che dico. E soprattutto accetti di fare quello che voglio. Ma se non ti sta bene puoi andare. Problema risolto. Ma se me ne andassi rinuncerò a un'opportunità di lavoro che mi sono meritata. Non voglio farlo. Bene. E allora non lo fare, fare la scelta giusta. E poi mi piace pensarti come una complice passiva. Ci divertiremo stasera. Molto bene. Abbiamo la registrazione che ci serviva. Adesso lo possiamo denunciare. Vanessa, ma che ci fai qui? Avvocato, lei lo conosce? Non come pensavo. Amore, non so cosa ti abbia detto. Non dire più una sola parola. Cinzia, ci vediamo in ufficio. Io e te ci vediamo in tribunale. Chiedo il divorzio. Per adesso ti denuncio. E ti rovino. Ah, un'ultima cosa, sa? Aveva ragione. Quando semini vento raccogli tempesta. Avrebbe dovuto stare attento alle scelte che ha fatto, perché come vede, le si ritorcono contro. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno donando un forte messaggio.